Se ti trovi nella capitale britannica, che sia per vacanza breve o trasferimento, essere a conoscenza su cosa vedere a Londra è fondamentale. Con questo video potrai scoprire i luoghi londinesi molto particolari di cui magari non sai nemmeno l'esistenza. Hai uno spirito avventuriero? Ami la suspense? Sei un tipo tradizionale? Ti piace l'arte, lo shopping o sei un naturalista? In ogni caso, ho un posto che fa per te. Partiamo quindi dai musei tradizionali per giungere a quelli esclusivi. Ma non preoccuparti, parleremo anche dei centri commerciali favolosi, negozi alla moda e luoghi unici nel suo genere. Il British Museum è il più grande ed importante museo della storia del mondo. Fu fondato nel 1753 ed oggi contiene più di 30 milioni di oggetti. Al centro del museo c'è la Great Court della regina Elisabetta II, un cortile quadrato grande quanto una piazza, aperta al pubblico dal 2000. Il British Museum è sempre aperto al pubblico gratuitamente, a parte qualche mostra o evento occasionale. Restando in tema di musei, ma non necessariamente storici, ti consiglio di fare un giro anche allo Sherlock Holmes Museum, che si trova a Baker Street. Il museo rappresenta nei minimi dettagli la residenza dell'investigatore più conosciuto del mondo. Davvero suggestivo, specialmente se hai avuto la fortuna di leggere i suoi libri. E poi c'è il Madame Tussauds, ovvero il Museo delle Cere, che pur non essendo l'unico del mondo, quello di Londra con le sue innumerevoli riproduzioni di personaggi famosi resta il più famoso in assoluto. Ti assicuro che quando ci andrai ti risulterà davvero difficile distinguere una persona reale da una statua di cera. Se ami invece le stelle e sei affascinato dall'astronomia, devi assolutamente visitare l'osservatorio di Greenwich, famoso perché nel 1884, con la Conferenza Internazionale dei Meridiani, è stato riconosciuto come punto zero per determinare la longitudine della Terra. In pratica, è come trovarsi in un certo qual senso al centro del mondo. Sicuramente, passeggiando per il centro, troverai il Guards Parade, che è un grande campo di parata che si trova esattamente a Whitehall. Ogni giorno, dal lunedì al sabato alle 11 e la domenica alle 10, ospita la cerimonia del cambio della guardia. Insomma, qualcosa che è veramente tipico e che non puoi lasciarti sfuggire se sei in visita in quel di Londra. E poi c'è quello che secondo me è il luogo più bello in assoluto, il London Dungeon. È un museo alternativo che fa vivere esperienze in sequenza. Le fasi attrattive variano dal Labyrinth of Laws, il labirinto dei perduti, alla simulazione di un rogo alle attrazioni basate sulle figure di Bloody Mary, Jack the Ripper, Jack lo Squartatore e tanti altri. Se sei amante dello shopping, ti consiglio invece Portobello Road. Qui trovi il più grande mercato di antiquariato al mondo. I colori delle abitazioni del quartiere rendono questo mercato uno dei più belli e pieni di atmosfera vintage di tutta Europa. Oppure, se sei più trendy, io ho quello che fa per te. Ovviamente non potevo non parlarti di Harrods, il negozio più grande di Londra dove trovi tutto, ma proprio tutto tutto. Dai gioielli all'abbigliamento, dalla frutta e verdura agli articoli per la casa. Occhio ai prezzi. Spesso e volentieri ho visto persone comprare solo la busta della spesa, senza nulla dentro. Non sto scherzando, questo è un negozio per ricchi. Infine, per chi ama la natura e gli animali, consiglio il Sea Life London Aquarium e il London Zoo. Il Sea Life London Aquarium ospita esemplari di vita marina unici al mondo. Qui passeggerai in un tunnel con scenari magici che ti lasceranno senza fiato e riuscirai ad osservare da vicino più di 400 specie marine. Lo zoo di Londra invece è il più antico della città. Ti troverai a pochi passi da più di 20.000 esemplari di animali. Devi sapere inoltre che nel rettilario dello zoo furono anche girate le scene iniziali di Harry Potter e la Pietra Filosofale. Tieni conto che questo rappresenta solo un quarto di ciò che Londra offre. Ho menzionato solo alcune delle tante attrazioni da vedere a Londra. Se cerchi maggiori informazioni su questa città, ti consiglio di visitare il blog di Living London Way, dove sicuramente troverai tantissimi articoli interessanti. A prescindere comunque dal tuo lifestyle, ti consiglio di visitare almeno tutte le attrazioni che ti ho elencato in questo video. Si tratta proprio della base, per intenderci. In fondo, per visitare tutta Londra non basterebbe un anno intero. Ma ora magari hai un punto dal quale iniziare. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube. Oppure, se lo stai guardando da Facebook, metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!